Una legge regionale, quella sulla vita indipendente, fortemente voluta da Claudio Ferrante, oggi il responsabile regionale della CGIL per le politiche sulla disabilità, che 10 anni fa con l'associazione Carrozzine Determinate portò avanti una dura battaglia per consentire a persone affette da gravi disabilità e ai cosiddetti caregiver, ovvero coloro che si prendono cura di loro H24, di avere un sostegno economico. E grazie a questa fortissima battaglia a livello regionale abbiamo ottenuto dei finanziamenti straordinari, mi permetto di dire un record italiano. Abbiamo ottenuto per il 2021 tutte le domande finanziate, così per il 2022. È stata veramente magica questa situazione. E ora ricordiamo che la legge ricorda a tutti i cittadini con disabilità in Abruzzo che devono assolutamente inoltrare domanda nei propri comuni per ottenere appunto questo progetto di vita indipendente. Un progetto che restituisce dignità, libertà, autonomia, indipendenza alle persone con disabilità. È davvero qualcosa che modifica la qualità della vita delle persone. Dal 1 gennaio è possibile fare richiesta per l'annualità 2024, il termine ultimo è il 31 gennaio. Le condizioni sono sempre le solite: la presenza nel nucleo familiare di una persona affetta da grave disabilità ed un ISEE inferiore a 20.000 euro. Per fare richiesta fondamentale il supporto della CGIL che, grazie a uno sportello dedicato, è a disposizione per tutte le procedure. Ringraziamo anche gli assessori che se ne sono occupati, Quaresimale in prima persona, perché hanno ascoltato le esigenze della CGIL. Noi dicevamo assolutamente che questa è una delle poche leggi davvero che restituisce, la legge restituisce davvero libertà, autonomia e dignità alle persone, e quindi siamo stati ascoltati. La legge è stata finanziata quest'anno quindi con 4 milioni e mezzo di euro. Inizialmente la regione aveva stanziato solo 600.000 euro, quindi davvero un record, e noi della CGIL siamo davvero soddisfatti.